Salve a tutti, benvenuti ad una nuova lezione dedicata ad S2 Engine in lingua italiana. Ok, la scorsa lezione abbiamo visto come utilizzare il mouse e la tastiera per navigare all'interno della viewport di editing della scena di gioco. In questa lezione ritorniamo invece sul terrain. E andiamo a vedere le funzionalità per lo sculpting, cioè la scolpitura, la definizione della geometria del terreno. Per accedere al pannello di modifica del terreno, clicchiamo sull'icona terreno, questa qui. E ci viene mostrato quindi il tool, il pannello di modifica del terreno. Ci sono una serie di funzionalità, non le vedremo tutte in questa lezione, ma vedremo le prime tre, che sono dedicate appunto alla scolpitura, alla definizione geometrica del terreno. La prima funzionalità, il primo strumento che è praticamente il più usato, ed è lo strumento di base, è quello dell'elevazione. Cioè, con questo strumento possiamo alzare o abbassare un'area di vertici del terrain. In base, utilizzando una serie di parametri che sono il raggio del pennello, cioè la dimensione del pennello, più piccola, più grande, la durezza del pennello, questo vuol dire elevare più forte i punti che si trovano all'interno del cerchio giallo e poi andando sfumando verso i punti che si trovano tra il cerchio giallo e quello verde. Lo strength sarebbe la forza della pennellata che determina quanto velocemente vogliamo elevare o abbassare il terreno. Per elevare il terreno basta cliccare il tasto sinistro del mouse, per abbassarlo bisogna cliccare Control e il tasto sinistro del mouse. Lo vedremo tra un istante. Ok, allora cominciamo ad applicare un pennello. Ecco qui, vedete, ho messo lo strength al massimo e il terreno subito si è elevato. Abbassando lo strength, il terreno si eleverà in modo più dolce. Ok, aumentando l'hardness, cioè la durezza, avremo una pennellata più dura, mentre diminuendola avremo una pennellata più morbida. Ok, come potete notare, c'è un passaggio di load molto, molto forte. Allora, l'S2 Engine, il terreno dell'S2 Engine ha cioè il livello di dettaglio automatico in base alla distanza della telecamera. Possiamo vederlo anche in wireframe. Vedete che la tessellazione aumenta man mano che ci si avvicina. Ok. E dal pannello di proprietà del terreno la possiamo aumentare o diminuire, quindi aumentando o diminuendo, diciamo, il dettaglio geometrico del terreno. Ok, ora abbiamo visto come alzare. Per abbassare premiamo CTRL, sempre sulle vite, premiamo CTRL il tasto
sinistro del mouse e vediamo che si abbassa. Quindi, senza control si alza, control si abbassa. Ok, passiamo alla prossima funzione. La prossima funzione, anch'essa molto usata, serve per smussare insomma, gli spigoli del terreno, cioè i punti del terreno praticamente. E serve proprio per eliminare questi difetti. Ecco qui. Va praticamente a smussare, a uniformare le imperfezioni del terreno, praticamente. Ovviamente, così come l'Elevate, anche lo Smooth ha un raggio e anche lo Smooth ha un'intensità, diciamo così, che è definita dal parametro Blur. Un'intensità che poi sarebbe la velocità con cui viene smussato il terreno. Quindi facciamo una prova velocissima. Creiamo un punto molto molto duro. Ok. E lo andiamo a smussare. Quindi con il valore al minimo ci vorrà più tempo per smussare, col valore al massimo ci metteremo molto meno tempo per smussare. Poi dipende dal livello di blur, di smusso che vogliamo ottenere. Ok, quindi passiamo alla prossima funzione, al prossimo strumento che è lo step. Lo step praticamente che cosa fa? Prende un punto del terreno di una determinata elevazione e spalma quell'elevazione man mano che noi dipingiamo. Vediamo subito come funziona. Se io clicco qui in questo punto, vedete che quest'altezza viene spalmata lungo tutta l'area che sto pennellando. Anche come diciamo, lo smooth e come l'elevate, anche lo step c'è cioè il raggio e ha un hardness che mi determina quanto dura deve essere. Quanto duro deve essere il passaggio dall'altezza selezionata al resto del terreno. In effetti, infatti, avendola selezionata al massimo, noi otteniamo questa zona qui molto dritta, mentre invece, andandola a sfumare, cioè andando a ridurre l'hardness, otterremo un passaggio più sfumato, vedete? E lo strength è molto simile a quello dell'elevate, nel senso che più è basso lo strength e più tempo ci mette a raggiungere l'altezza desiderata, più è alto e più presto raggiunge l'altezza desiderata. Ok, per oggi è tutto. Nella prossima lezione vedremo come utilizzare l'ultima funzione per la modifica della geometria del terrain e successivamente poi vedremo come dipingere il terrain. Ok, per oggi è tutto. Alla prossima, arrivederci.